Thank you.
Massimo Minasi, direttore di gara, insieme a Fabio Di Cristofaro, il pilota che ha fatto l'assoluto su questo splendido slalom di Amendolara. Allora, diamo subito la parola a Fabio, perché è la prima volta che viene qua da Amendolara, si è trovato subito bene e soprattutto, come abbiamo detto, ha realizzato l'assoluto di gara. Come ti è sembrato questo percorso? Bello, tecnico, impegnativo? Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Sì, è un bel percorso impegnativo, è stato veramente impegnativo perché, diciamo, un po' con l'asfalto, però il direttore, con i suoi complimenti, abbiamo risolto un po' spazzando un po' tutto. L'organizzazione è stata al top, il direttore ha fatto del suo meglio con 100 piloti, ci siamo veramente, è stata una bella giornata di sport e ci siamo divertiti tutti. Vuoi ringraziare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? Ringrazio mio fratello che mi segue sempre, mio padre che stanno sempre insieme a me e mia moglie che sta a casa, che purtroppo anche lei mi segue anche lei. Massimo Minasi, allora, come direttore di gara, come organizzatore, due parole su questo slalom che è stato un grandissimo successo, non per il pubblico perché era a porte chiuse, ma sicuramente di piloti, di numero di piloti e di qualità di piloti. Allora sì, soddisfatto per la qualità dei piloti e Fabio è una testimonianza di questa qualità dei piloti che c'era in gara, gente che fa il campionato italiano slalom e anche CVM, quindi salita. Avremo qua un nutrito numero di piloti che partecipano al campionato a premiazione, durante la premiazione. Sono contento perché è nato così per gioco questo slalom. L'ho detto prima in una precedente intervista, mi piace ripeterlo, era un mini slalom, è diventato un maxi slalom. Un grande slalom. Perché con i numeri siamo stati premiati. I piloti, tu sai che ci seguono da tanto tempo e siamo contenti della buona riuscita della manifestazione. Grazie Massimo, grazie Fabio. Gruppo E2. SS classe 1150, Fabio Di Cristofaro, primo di classe. Resterai nei paraggi chiaramente. Grazie. E primo premio il sindaco, ovviamente il primo assoluto, Fabio Di Cristofaro. E con questo si conclude la manifestazione, primo mini slalom città di Amendolara, e ci diamo arrivederci all'anno prossimo, più o meno nello stesso periodo. Grazie a tutti.